La linea sulla quale cammina Conte resta sempre più stretta, con Draghi nessuna rottura, ma neppure una riconciliazione. Ma la questione, ripeto, noi possiamo assolutamente, siamo disponibili a collaborare, ma il tema è per fare cosa. E quindi quelle priorità sono importantissime, che sono le priorità dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Il documento di 9 punti presentato dal capo politico pentastellato coinciderebbe, secondo fonti di Palazzo Chigi, all'azione di governo. Nel pomeriggio i 5 Stelle dovrebbero votare la fiducia al decreto aiuti e, nonostante non vi siano state modifiche alle loro richieste su superbonus edilizio, reddito di cittadinanza e inceneritore a Roma. Lunedì invece i deputati grillini dovrebbero astenersi nel voto finale al provvedimento, che poi passa al Senato. Continua così il braccio di ferro con l'esecutivo e resta l'ipotesi di uscire dalla maggioranza. Ma per Draghi i problemi non finiscono qui, anche la Lega dall'altra sponda della coalizione punta i piedi in cerca di riguadagnare consensi. Salvini riunisce i suoi per dettare l'agenda e anche in questo caso non coincide perfettamente con quella di Draghi, che intanto per le 15:30 ha convocato un nuovo Consiglio dei Ministri.